a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul di Sephora. Allora, ho un bel po' di cose da farvi vedere. Questi acquisti non sono stati fatti tutti in una volta, è giusto dirvelo, ma chi se ne è, perché li ho usciti io i soldi, quindi pace amen. Allora, facciamo un video veloce, si fa per dire, perché ci dobbiamo muovere, visto che ho un bel po' di cosucce da farvi vedere. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo set, dove abbiamo una lezione, una lozione, me lo sono anche scritto, un'emulsione con la crema idratante, una crema glow in gel di 20 ml e la... vediamo se riesco, ed è tutto in questa confezione qua. Ci sono questi tre prodotti, quindi abbiamo un tonico, che è questo, una crema e un'emulsione, sempre crema credo che sia. Aspettate che me lo ricordo bene leggendo. Allora, abbiamo una lozione, quindi un tonico di 50 ml, una crema, che è questa, una crema idratante di 30 ml, e poi abbiamo una crema glow in gel di 20 ml, che sarebbe questa. Questi tre prodotti in questa confezione a forma di cuore, è molto carina. Lo volevo prendere perché volevo provare alcuni prodotti. Mi sono stati dati un po' di campioncini, che sarebbe il fondotinta di Charlotte Tilbury, che è questo. Poi... cosa ho preso? Cosa ho mai preso? Ma cosa ho preso? Ma veramente? Allora, ho preso questi due set. Questi set erano tutti scontati, con i prezzi sexy e altre cose scontate comunque. Ho preso questo, dove hai i tre prodotti, che abbiamo lo struccante, il siero e il contorno occhi, che sono lo struccante, il siero e il contorno occhi, questi qua. E poi ho preso il siero e il contorno occhi, sempre di Estée Lauder. Queste due confezioni erano scontate e sinceramente ne vale la pena. Ve lo faccio vedere, anzi vi faccio vedere questo qui, che è quello grande. I pezzi sono uguali, perché in più ho il siero, quello che mi interessava di più. Ve li faccio vedere veloce. I pack sono così piccolini, però per provare i prodotti oppure per regalarli, sinceramente sono ottimi. Io farei direttamente dei pensierini con questi prodotti. E in più c'è lo struccante, giusto? Sì, la crema detergente. Quindi questi tre prodotti, i prezzi erano bassissimi, poi ve li metterò da qualche parte i prezzi. Sento qualcosa che... Poi, cosa ho preso? Vabbè, un campioncino di un profumo, un altro campioncino di Giorgio Armani, del fondotinta, e poi per questo sacchettino, e poi ho preso questi due prodotti che mi interessavano. Questo è il duo di mini lipstick duo di NARS, mi piaceva tantissimo, l'avevo visto su Giulia Cova. E sono Loving Lips Rose Cliff, e le colorazioni mi piacevano tantissime, quindi le ho volute prendere. Sono piccolini, cioè sono piccolini, veramente piccolini, ma sono bellissimi proprio come colorazione, e ve li faccio vedere. Questo è quello nude, non vi sboccio niente perché ho le mani sporche per questo. E poi c'è il nude, si chiama Rose Cliff, ed è un satin. Questo invece è un matte, si chiama Loving Lips. Ah, quindi era il nome del rossetto. Questo è bellissimo, questo è il mio proprio, il mio. Questi poi li utilizzeremo in caso in un video. Poi fatemi sapere se volete un video dove utilizziamo questi prodotti. E poi ho preso un prodotto di Fenty che era scontato, ed è quello l'illuminante doppio, nella colorazione Sandcastle e Midnight Mojito. Ho le mani sporche, non vorrei sporcarmi del tutto perché ho la felpa nuova. Ve li faccio vedere aperto, ovviamente
pack semplicissimo di Fenty Beauty. E questo, vabbè, qui abbiamo lo specchio e qui abbiamo i due illuminanti, uno con l'azzurro e uno con il tipo un bronzo dorato, molto molto belli, e alcuni li utilizzano anche per gli occhi, e io li voglio assolutamente provare anche sugli occhi. Perché no? Anche sugli occhi. Andiamo all'altro sacchettino e vi faccio vedere alcuni prodotti. Alcuni prodotti sono ovviamente le mini taglie. E un minuto che vi faccio vedere quello normale, poi vi faccio vedere tutte le mini taglie, perché sono fissata con le mini taglie, sì. Ho preso il Duo Reason di Nabla, perché mi piaceva e era scontato. E ho preso la colorazione. Qual è la colorazione? Colorazione Berry Nude. Ovvio, Berry Nude, questo è il pack. Come vi ho detto, non l'ho nemmeno utilizzato perché non sono uscita. Riesco ad aprirla? Sì, infatti ancora c'è la pellicolina qui. E questi sono i due prodotti. Ligors, questo lo utilizzo anche per le labbra, lo voglio utilizzare anche per questo. E poi questo è il colore, perché spesso capita che non faccio la base. Oggi ho fatto la base e tutto. Spesso capita che non faccio la base, quindi vorrei utilizzare i prodotti in crema. Non ho messo la cipria, sinceramente, quindi volevo vedere com'era la situazione senza la cipria. Io ho un cassetto pieno di cipria, ma quelli sono dettagli. Sono dettagli. Comunque, ho preso questa colorazione perché credo che sia buona per me, diciamo così. Poi, come vi ho detto, ho preso tutte mini taglie, come avevo preso anche questi qui della NARS, ma ve li ho fatti vedere prima. Allora, ho preso questo duo di Rare Beauty ed è nella Mini Lips Soufflé e poi un Matte Lip Cream ed è nella colorazione, è l'unica colorazione, comunque è l'unica che trovate, sì, sta, è l'unica che trovate e ha questi due mini rossetti, cioè chi deve andare in vacanza per pochi giorni, sinceramente questi prodotti mini sono l'ideale. Fate una pochette dove mettete di tutto e di più e sono queste due colorazioni, un rosso e un marroncino, perché è un marroncino, qui sembra un malva ma è un marroncino. Questi li utilizzerò e poi vi farò sapere, perché ho aperto quello che ho trovato nel calendario dell'avvento, che se non mi sbaglio è uguale. Poi, sempre per quanto riguarda Rare Beauty, ho preso questo qui che è un illuminante ed è un primer illuminante, scusate, sempre nel formato mini. Vedete, questo è nel formato mini. La cosa che mi piace è che è uguale a quello di Nabla, quindi automaticamente dovrebbe salire il prodotto, ha il suo dispenser, e quindi ho preso questo e ho preso quello illuminante perché c'era quello opacizzante, io ho preso questo illuminante. I prezzi non erano nemmeno cari, quindi ottimo. Poi, sempre per quanto riguarda il primer, che poi è una specie di illuminante, cioè sempre per quanto riguarda l'illuminante, scusate, ho fatto la permanente, un po' il cervello si è guastato. E ho preso questo qui di Charlotte Tilbury, questo qui in formato mini ovviamente, nella colorazione 3 Fair, sta per spegnere la telecamera, ed è questo, ed è come la versione grande, riesco ad aprirlo? Sì, come nella versione grande con il suo dispenser, vedete questo? Io ho voluto provare questa qua piccola perché non so se mi trovo bene, quindi preferisco utilizzare questa. Poi se mi trovo bene compro quella grande. Poi continuiamo, scusate l'interruzione, vi faccio vedere un altro prodotto sempre mini ed è questo duo di Natasha Denona. Ormai li ho presi quasi tutti di Natasha Denona queste cose, quindi mancava solo lui, e ho preso questo qui con il blush e l'illuminante. La colorazione è unica perché c'è solo questo in formato mini.
quindi l'ho voluto prendere, avendo l'altro lo dovevo prendere assolutamente. Il pack è specchiato ed è una cosa che però il prodotto è molto molto bello, ha uno specchio e questo è il blush e l'illuminante. Devo dire che sono molto belli come prodotti, mi piacciono tantissimo, veramente tantissimo, e quindi non vedo l'ora di provarli infatti volevo fare un video con mi trucco con le mini size di Sephora, ditemi se vi piace. E poi per finire ho preso due prodotti di Glow Wish, e ho preso questi due. Uno è il blush e ho preso lo 03 Berry Juicy ed è questo qua. Riusciranno i nostri eroi? Ho preso questo, credo che questo sia nel formato normale però, ed è lo 03 Berry Juicy ed è questo. E la colorazione è questa qua. Bella, 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 bella. Mi piace perché sapete che io adoro questi colori su di me. Credo che stiano benissimo con i miei coloretti. Con i miei colori. E poi ho preso la terra. Come terra c'era solo questa colorazione. Io l'ho presa perché ho visto anche un'altra ragazza che lo utilizzava, che è molto più chiara di me, e quindi l'ho voluta prendere. Ed è la 04 Deep Tan. Questa è nel formato mini. L'ho voluta prendere perché prima di tutto la dovete saper mettere, nel senso non dovete esagerare, perché qualsiasi cipria vi può anche fare macchia. E quindi ho preso questa colorazione perché era in formato mini e perché la ragazza l'aveva, vedete, non è scura scura come colore, la dovete proprio mettere piano piano e sfumare ed è stupenda, quindi non vedevo l'ora di prenderla assolutamente. Per quanto riguarda questo video è tutto. Se avete cose da dirmi su alcuni prodotti, scrivetemi nei commenti e io vi risponderò subito. Anzi, se avete dei consigli anche di colorazione, di farmi provare altri blush tipo questi qua di Glow Wish o Rare Beauty, io vorrei prendere anche tipo l'illuminante, quello di Rare Beauty che dicono che è bellissimo, o anche il blush, devo provare anche quelli, ma credo che ci farò anche un pensierino. Se avete altre cose da dirmi, scrivete nei commenti, io leggerò tutto. Per quanto riguarda invece i prodotti che vi ho fatto vedere, giù nell'info box troverete i vari prezzi, come li ho acquistati. Ovviamente alcuni li ho presi con i prezzi sexy, gli altri li ho presi con i prezzi normali, quindi ho accumulato tutto. Comunque, giù nell'info box troverete tutto. Se avete curiosità, scrivetemi e io risponderò tranquillamente. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!